Sabato sera al Codma di Rosciano di Fano hanno partecipato in più di 3.000 persone alla cena per la festa del socio della BCC, un'affluenza notevole per la tradizionale festa di comunità che è stata anche l'occasione per premiare i vincitori della 22esima edizione del trofeo Bocce BCC. Sono stati 9 i classificati premiati. Al primo posto la coppia formata da Enrico Lisotta e Flavia Morelli, al secondo posto Enzo Bergamotti e Pierino Livi e al terzo padre e figlio Filippo e Davide Sorcinelli, quest'ultimo il più piccolo giocatore del torneo. Le premiazioni si sono svolte sul palco e con premi gastronomici. Inoltre alle prime due coppie classificate è stata donata una medaglia d'oro per ciascuno, con foto singole e di gruppo con il presidente della BCC Romualdo Rondina, il vicepresidente Luciano Radici e il direttore generale Giacomo Falcioni. Presente alla serata anche il sindaco Luca Serfilippi. La BCC organizza questa iniziativa, ma lo fa anche per un territorio più vasto, perché abbiamo a Fano la combattente, abbiamo a Lucrezia un'altra società sportiva sempre di bocce. Le bocce sono un qualcosa che, dico, va avanti e sicuramente anche per noi è importante. Molti nostri soci giocano alle bocce e quindi le bocce sono sicuramente una caratteristica per stare insieme, per fare amicizia e valorizzare questo sport è sicuramente importante. È molto bello da qua vedere tante persone, questo è lo spirito della nostra festa, lo spirito della nostra banca. Sicuramente è un torneo importante che coinvolge centinaia di atleti e ormai è diventato un punto fermo per la nostra città. Ci tengo a ringraziare la BCC per l'attenzione alle bocce, ma non solo per l'attenzione alle bocce, perché la BCC è presente ovunque, in tutti i settori, da quello culturale, sportivo, soprattutto sociale. Ecco, il ruolo sociale della banca penso che l'abbia dimostrato in tutti questi anni. La BCC è un punto di riferimento per il nostro territorio e i numeri ne parlano da soli, nel senso, oltre alla presenza questa sera di oltre 3.000 persone, oltre 9.000 soci, quindi direi una banca in continua evoluzione che è vicina al territorio e vicino alla nostra città.